a tutti. Oggi facciamo uno svuota la spesa felino. Very, very short video. Volevo che venisse anche Sushino, lì che mi guarda, che ha capito che c'è qualcosa, ma non ha capito bene cosa. Siamo stati dall'Isola dei Tesori, negozio fisico, abbiamo fatto anche la tesserina. Ho speso tipo 50 euro di cibo per gatti. Stavo cercando in specifico una specifica bustina di Oasi. Voi dovreste aver già visto il video, quello della seconda miscela. Ho perso il video dove ve lo facevo vedere e l'aprivo, quindi magari la riprendo visto che gli è piaciuta. Ma non ce l'avevano, però non mi sono fatta mancare altri 50 euro di spesa. Vi faccio vedere cosa ho preso e vediamo se Sushino è interessato. Qui ho anche una serie di buoni sconto che però dovrei spendere altrettanti soldi. Sushino ha iniziato a intuire qua che roba per lui e oltretutto se magna, vero amore? Sei contento? Ci sa più mangiare per te che per noi, questo è poco ma sicuro. Molto bene. Allora, gli ho preso il mai troppo poco appetito difficile di Ultima. Questo è un tipo di croccantino che piace moltissimo a tutti i gatti, però non è molto salutare perché ha tanti cereali nella composizione. Poi abbiamo una marca tanto discussa ma mai provata di croccantini Kitten 1 12 mesi al pollo di Monge. Questi Gymcat, questi snack li avevamo già provati di due tipi, piacciono abbastanza. Questi sono salmone e prezzemolo, che non so quanto possa interessare ai gatti. Sushi sta valutando attentamente la spesa. Poi, che ne pensi, Sushi, questi? Non mi sembri molto convinto. Questi sono sempre Gymcat all'erba gatta e menta. Questi. Poi abbiamo gli immancabili Catisfaction. Questa però è una variante mai provata perché è all'erba gatta. Poi abbiamo sempre Gymcat anatra con mirtilli. Poi di Oasi ho preso quello che c'era, visto che una marca gli è piaciuta, gli ho preso un po' di cose mix. Quindi ho preso tonno con vongole, gli ho preso tonno con gamberetti. Lui inizia ad agitarsi, dice: oh, qui è tutto sto cibo. Pollo con manzo, Monge, si pronuncia così? Boh. Tonno con anatra. Questo è un marchio che non conosco, cioè appunto non l'abbiamo mai provato e mi incuriosisce. Poi gli ho preso questi Shazir, questi sono proprio quelli di snack dei momenti in cui va premiato tanto tanto. Salmone. È andato a mangiare i croccantini nella ciotola. Poi abbiamo Oasi, salmone e gatti sterilizzati. Speriamo che gli piaccia. Oasi al tonno. Oasi filetto di pollo. Ho preso praticamente tutto quello che c'era, ma non c'era quello che cercavo, appunto. Poi una confezione grande di quelli al pollo, questi sono veramente fra i preferiti. E Catisfaction, pollo e anatra, questi mi sembra si fossero già provati. E la prima busta è vuota. La seconda busta ha sempre Monge, tonno con pollo e gamberi, speriamo gli piaccia. Poi c'è Monge, bocconcini mal tagliati in salsa al salmone. Poi abbiamo Monge alle acciughe con ortaggi.
Oasi adulto pollo, Nutri Pockets Junior Mix, questo qua di Jim Cat, formaggio, latte, yogurt. Questo che è una marca, mi sembra avessero scritto, che ci fosse scritto nuova, Olife, al salmone. Poi ho preso non una ma due di queste, che sono praticamente quelle al formaggio. Noi normalmente prendiamo quelle al fegato. Proviamo se queste gli piacciono. A lui non piacciono tanto, ma piacciono tanto a una dei gattini che sta fuori, e quindi glieli prendo, anche se hanno un costo esagerato. Sempre Jim Cat pollo e timo. Poi abbiamo Oasi al salmone, Munch al coniglio. Questa era una marca che non conosco, ma così, non lo so, la confezione mi ispirava. Happy Cat Bioorganic al manzo, Munch tonno con manzo, Oasi l'ultimo al tonno, Happy Cat Bioorganic al pollo. Poi c'è Stuzzi, che è una marca che mi ispirava anche questa, ma non ho mai provato. Manzo fresco e sempre Stuzzi pollo fresco, secondo loro. E infine Oasi, però la scatolettona, questo è tonno con straccetti di pollo. E niente, questo è tutto, tutta la spesa abbiamo fatto. Non sono in realtà solo per sushi, ma sono un po' per tutti i gattini a cui diamo da mangiare. Li smisteremo in base alla necessità. E niente, con questo è tutto. Fatemi sapere se conoscete questi marchi, se ai vostri gatti piacciono, se avete dei consigli, e iscrivetevi. Ciao!